Buongiorno a tutti quanti voi. Oggi leggiamo in Luca, al capitolo 15, versetti dal 4 al 7. Quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento e giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La voce del pastore. Probabilmente abbiamo sentito questi versi decine e decine di volte. Ci danno l'immagine di Gesù come del buon pastore, cosa che in effetti egli è. Ma il soggetto in questa storia non è solo il pastore, ma anche la pecora che tende a smarrirsi. Come ho già raccontato in un'altra sede, si dice che in alcune zone del Medio Oriente i pastori tendono a rompere di proposito l'osso di una gamba a quegli agnelli che troppo spesso tendono a perdersi. Dopodiché gli fasciano la gamba con all'interno alcune stecche di legno per tenerla dritta e ferma affinché l'osso si rinsaldi bene e completamente. Poi, fino alla sua completa guarigione e per tutto il tempo, la portano sulle loro spalle e le parlano nell'orecchio. Dicono che così facendo imparano a riconoscere la voce del pastore e una volta guarita correrà verso di lui tutte le volte che lui la chiamerà. È un metodo un po' cruento se vogliamo, ma è sicuramente efficace per il bene e la sicurezza delle pecore. La parola di Dio ci insegna che alle volte anche noi costringiamo il Signore ad essere cruento nei nostri confronti. In Ebrei 12,6 infatti possiamo leggere che il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ma perché lo fa? Non certo per divertimento, perché chi è genitore sa che quando si infligge una punizione ad un proprio figlio, il primo a soffrirne è lui, il genitore. E se riusciamo a soffrire noi per queste cose, quanto più ne soffre Dio quando è costretto a rimetterci in riga. Noi, quando è stato necessario, abbiamo punito i nostri figli anche per delle marachelle che commettevano e, in ogni caso, agivamo sempre e comunque per il loro bene. Quindi non c'è nulla di strano se il Signore, che è il nostro Padre, agisce con noi allo stesso modo. Noi dobbiamo solo realizzare che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio, come dice in Romani 8,28, anche la correzione. Dobbiamo sapere che Lui farà di tutto per non perdere nessuno di noi e di quanti altri se ne aggiungeranno, in quanto uno solo di noi è preziosissimo per Lui, tanto che vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, così come abbiamo letto. Se sarà necessario, Lui ci fiaccherà per portarci sulle sue spalle e poterci parlare all'orecchio, se questo dovesse essere l'unico modo per imparare a conoscere la sua voce. Ma dobbiamo anche sapere che Egli fa la piaga ma poi la fascia, ferisce, ma le sue mani guariscono, come dice in Giobbe 5,18. Provate a immaginare l'orgoglio nella voce di Gesù quando in Giovanni 10,27 dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono». Sii anche tu l'orgoglio del nostro Salvatore e che Dio ti benedica.